E arriviamo finalmente a uno dei nodi più importanti che ci sono in assoluto. Nessun excursus sui nodi sarebbe completo se non si prendesse in considerazione anche la famosissima gassa d'amante. La gassa d'amante è fondamentalmente un'asola che rimane serrata su se stessa, quindi non fa da scorsoio. Come viene fatta? Allora, faccio una prima asola. Da qui il mio corrente torna dentro all'asola che ho appena fatto, la faccio girare intorno al dormiente, ovviamente deve passare sotto, e poi la faccio rientrare nella stessa asola esattamente come era tornata. Entra, fa la mia asola qui, fa il giro, esce dall'asola, gira intorno al dormiente e torna indietro esattamente così come è entrata. Questo è un nodo particolarmente sicuro, particolarmente affidabile. Potete sottoporlo anche a un sacco di forza, un sacco di carico ed è facilissimo da sciogliere, perché per scioglierlo basta andare a prendere il punto in cui il corrente gira intorno al dormiente, in questo punto qua, tirare verso il basso e la gassa, se fatta bene, si scioglie da sola. Rivediamo un attimo un punto per farvi vedere un piccolo particolare. Di solito la parte in cui tutti quanti si incartano quando imparano a fare la gassa è questa qua, cioè faccio la mia asola e poi a un certo punto non sanno da che parte entrare, come muoversi, come girare. Allora si passa da sotto, ma vorrei farvi notare una semplicissima cosa. Questo è, diciamo, la nostra gassa a metà del suo funzionamento. Facciamo niente altro che un nodo semplice su una corda e poi spostiamo il nodo in questo modo. Eccolo qua. È esattamente la stessa cosa. In questo caso, vabbè, cosa dovremmo andare a fare per andare a completare il nodo? Basta girare sotto al dormiente, girare intorno, rientrare nell'asola di partenza. Quindi, se vi perdete a metà della realizzazione della gassa, basta che, intanto che fate un paio di prove, controllate se questo alla fine vi porta ad avere un nodo semplice. Se questo vi porta ad avere un nodo semplice, siete sulla strada giusta. Non vi resta altro da fare che andare a terminare la gassa girando intorno al dormiente e rientrando dentro l'asola che avete fatto. Come dicevamo, questo qui è un nodo particolarmente affidabile, particolarmente importante. Come vedete, ha tanti pregi, tra cui quello di usare poca corda, di avere quindi una resa in termine molto, molto alta, e soprattutto, come dicevamo, è facilissima da sciogliere. Basta girare la pancia in giù, tirare giù il punto in cui andiamo a correre intorno al dormiente con un dito, e c'è la possibilità di andare a scioglierla. Ta-dam!